Si è svolto presso la sala di Ione della stazione marittima di Napoli il convegno su seconde generazioni organizzate dall'ANOLF CISL, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere. L'ANOLF propone una campagna di sensibilizzazione per far conoscere l'italianità dei figli dell'immigrazione, affinché il Parlamento riconosca ad essi il diritto di cittadinanza introducendo lo ius soli, sollecitare gli enti locali ad istituire servizio civile regionale, determinare forme di collaborazione attive tra università italiane ed estere. L'obiettivo innanzitutto di questo convegno è di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su un fenomeno diverso rispetto a quello classico che riguarda l'immigrazione classica. Oggi viviamo una realtà diversa fatta dei giovani figli di immigrati che sono vittime spesso delle norme che penalizzano il loro processo di integrazione in questo tessuto sociale, oltre ad essere di sentirsi comunque giovani di serie B, non alla pari dei loro coetanei autoctoni italiani. Iniziativa importante che a livello nazionale stiamo promuovendo, ossia la campagna di sensibilizzazione sulle seconde generazioni, che si intitola appunto Le seconde generazioni, una sfida per tutti, perché crediamo che questa tematica, ossia i figli degli immigrati, debba interessare tutta l'opinione pubblica. Purtroppo noi sappiamo, ecco, che negli ultimi due anni, purtroppo sui temi dell'immigrazione, la politica tutta, da destra a sinistra fino al centro, hanno un po' speculato su questi temi. Ecco, noi l'obiettivo di questa campagna, l'obiettivo oggi di questa riunione è quello di avvicinare l'opinione pubblica, è quello di avvicinare i politici a queste tematiche, avvicinare le tematiche dei figli dell'immigrazione che purtroppo, pur essendo nati qui, non sono cittadini italiani. La CISL in questo paese sta facendo una battaglia di civiltà e l'appello è non solo alle istituzioni, è alle forze sociali, alle forze economiche, è alle persone di buon senso, perché stiamo parlando di persone, di giovani italiani che partecipano alla vita economica e sociale di questo paese e che però non si vedono riconosciuto un diritto di cittadinanza. Sono persone che sono nate qui, sono italiani, sono campani, beneventani, casertani, salernitani e però non possono avere riconosciuto il diritto di cittadinanza. Per gli immigrati in particolare, i figli degli immigrati che sono nati in questa realtà e che cominciano ad avere dei tassi di scolarizzazione molto elevati, sono anche molto bravi, riescono molto bene negli studi, è inspiegabile che la legge nazionale non gli riconosca il diritto di cittadinanza, quindi in qualche modo hanno anche una funzione di supplenza a quei cervelli che sono andati via, i locali che sono andati altrove a cercare le loro fortune. Ecco, noi siamo dell'idea che questo diritto di avere cittadinanza nella realtà in cui si nasce debba essere sancito dalla legge, lo ius soli, e che questo sia l'elemento che fa la differenza, perché non c'è nessun motivo al mondo valido né di tipo giuridico né di altra natura per cui un giovane che è figlio di immigrati però cresciuto da genitori in questa realtà dove pagano tasse, i servizi eccetera, poi non gli sia riconosciuto il titolo di essere cittadino italiano.